Colleghi, Presidente, grazie. Direi io sarei per passare a questo punto, se la procedura è corretta, a presentare la proposta di risoluzione e eventualmente chiedo ai colleghi di commentare tutto quanto compresa la proposta. Allora, la nostra proposta di risoluzione, diciamo, prevede un cambiamento per quello che è, diciamo, l'impostazione che abbiamo avuto anche in campagna elettorale. Cioè, noi, è chiaro quello che noi chiedevamo. Ed è completamente diverso da ciò che è stato proposto dalla giunta precedente e da questa giunta. Noi eravamo contrari alla fusione, siamo sì d'accordo che Peretola sia un city airport, ma noi siamo contrari alla costruzione della nuova pista, fosse anche da 2000 metri, il progetto che secondo noi era da 2000 metri con la ristrutturazione dell'attuale pista era quello più corretto, anche se è stato accantonato. Ma al netto di tutto questo, noi chiediamo qualcos'altro a questo punto. E lo chiediamo con maggiore forza dopo quella che è stata la risposta del Presidente Rossi. Noi chiediamo il rispetto di quanto è stato stabilito precedentemente, su quale il Presidente Rossi e la Giunta precedente, e immagino che la Giunta attuale sia d'accordo, si è impegnato, cioè il rispetto di quello che è stato deciso del PIT. Ora mi sembra di aver capito che tramite quella che è il demandare la decisione al MIT, si possa di nuovo essere messa in discussione quella che era stato un caposaldo, quello che a un certo punto era stato detto o si fa nel modo in cui avevo detto io oppure tutti a casa. La pista doveva essere da 2000, il PIT doveva essere rispettato, si è molto dibattuto sul PIT, anche con l'assessore Marson precedentemente. Non penso di dover ricordare a nessuno quella che è stata la grossa querela che si è tenuta dietro al PIT e dietro alle molte criticità che anche l'assessore Marson aveva presentato. La pista doveva essere da 2000. Adesso ci viene detto che in conferenza, non al Ministero dell'Ambiente, ma al Ministero per i Trasporti, sarà demandato la decisione finale sulla pista da 2000-2400. Si discuterà lì. Si discuterà significa che una decisione dovrà essere presa, perché mi permetta, Presidente, cortesemente, perché se una cosa si discute, evidentemente che la decisione sarà presa successivamente a quella discussione. E se deve essere presa una decisione, significa che la decisione è tra la pista tra 2000 e 2400. Quindi quello che era stato predetto precedentemente e che è contenuto chiaramente nell'allegato 5 del PIT può essere disatteso. Quindi quello che è stato promesso fino adesso a Toscani ha un grosso punto interrogativo sopra. Questo penso che sia un dato di fatto da quella che è la risposta. Questo è uno degli aspetti, perché quello della pista, parliamoci chiaro, è uno degli aspetti principali. Comitati, cittadini hanno combattuto per questo. E per quanto riguarda la partecipazione e il dibattito pubblico, che è espressamente previsto, ma che è stato messo da parte con tutta una serie di motivazioni, alla fine è stato accantonato. Noi chiediamo il rispetto anche di quello con la nostra proposta di risoluzione, che venga garantito. Giustamente il Presidente dice sì su un progetto, giustamente un progetto. Allora questo progetto venga presentato. Abbiamo visto ad esempio il piano dei costi di quanto è stato presentato adesso, che c'è una cifra pari a 126 milioni di euro. Per quanto riguarda stimati più o meno i costi del nuovo aeroporto, della nuova struttura, che non si parla solo di nuova pista, si parla dell'intera struttura aeroportuale, terminal, viabilità. Ma fino adesso in alcune affermazioni pubbliche sono emerse cifre come 250 milioni. Capisco che ci possa essere un'approssimazione ragionevole, ma da 126 a 250 milioni la differenza è tanta. Ora, se non ricordo male, la Regione Toscana è ancora socia, ha ancora una quota all'interno di Toscana Aeroporti. Quindi che immagino che questa variazione avrà bene o male una risultanza anche su quelle che sono le cifre, i costi, le spese. Quindi bene o male dovremo pur renderne conto anche noi come Consiglio, se ancora abbiamo, non lo so, qualche potere decisionale. Questo è un altro dettaglio che a noi preoccupa. Quindi noi con la nostra risoluzione non chiediamo niente di diverso da ciò che è stato già detto da voi precedentemente. Naturalmente, se poi tutto viene demandato a decisione di altri con aspetti puramente tecnici, beh, a questo punto ci domandiamo però quanto è stato deciso fino ad ora dalla giunta precedente, dal consiglio precedente, che valore abbia avuto.